Buonasera e bentrovati, apriamo questa seconda edizione del nostro telegiornale con una brutta notizia, tragedia alla playa di Catania per il mare agitato, una ragazza di 18 anni è morta, si cerca il fratello di 16 che si è tuffato nel tentativo di salvarla. Tutti i particolari nel servizio di Salvo Cutuli. Una ragazza di 18 anni è morta annegata e il fratello di 16 anni tuttora risulta disperso. Entrambi di nazionalità congolese con regolare permesso di soggiorno e residenti nel centro storico di Catania. La donna è stata raggiunta al largo e condotta a riva dal bagnino di uno stabilimento a balneare. I medici del 118 le hanno praticato il massaggio cardiaco per circa 20 minuti prima di dichiararne il decesso per annegamento. Proseguono incessanti le ricerche del minore da parte dei soccorritori che hanno esteso il raggio di azione sul lungo costo e a diverse miglia al largo del luogo della tragedia. Tra all'indifferenza dei tanti bagnanti presenti sul litorale. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo nello specchio di mare antistante alla spiaggia libera numero 1 dove i giovani a quanto pare si erano concessi qualche ora di sole e un bagno incuranti del mare agitato per il forte vento di Levante che dalla serata di ieri soffia su buona parte della costa ionica. La polizia ha trovato sulla battigia due zainetti, telimare, un telefono cellulare e un tablet. Tra le ipotesi non si esclude che il fratello disperso avendo notato la sorella in difficoltà si sia istintivamente tuffato per aiutarla a investire è stato è travolto dalla furia del motondoso che lo avrebbe vinto e trascinato al largo. Un elicottero dei vigili del fuoco e uno della marina si sono alzati in volo, motovedette della capitaneria di porto e della polizia e con loro son dei pompieri da ore sono impegnate nelle operazioni di ricerca rese difficoltose dalle avverse condizioni meteo marine. Nel tardo pomeriggio in spiaggia a seguire le ricerche del figlio è arrivata anche la madre col passare delle ore diminuiscono le speranze di ritrovare in vita il minore. I pattugliamenti di terra e di mare proseguiranno sino al calare del sole in caso di esito nei Riprenderanno la mattina successiva, danneggiato nei giorni scorsi. il Laser ad alta tecnologia per interventi chirurgici di elevato livello specialistico della sala operatoria dell'ospedale Garibaldi. In esima di Catania, secondo i primi rilievi, potrebbe trattarsi di un sabotaggio. Arrestato dalla guardia di finanza, un avvocato catanese è accusato di truffa aggravata e riciclaggio. Intascava gli indennizi dei clienti. Rosaria Rinaudo. Truffa aggravata nei confronti dei clienti ed autoriciclaggio. Guai giudiziari per un avvocato catanese posto agli arresti domiciliari dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza Etnea. Eseguito anche un sequestro preventivo pari a 750.000 euro emesso dal GIP del Tribunale di Catania. Le indagini dei finanzieri hanno individuato nel professionista. La mente di un complesso sistema fraudolento attraverso il quale nel periodo che va dal 2014 al 2017 sarebbero state sottratte ingenti somme di denaro ad ignari clienti dello studio legale che si erano rivolti al presunto truffatore specializzato in diritto del lavoro dopo essere stati licenziati ingiustamente. Secondo gli investigatori, in sostanza l'avvocato si sarebbe impossessato illecitamente di gran parte degli indennizi destinati ai clienti nelle cause contro i datori di lavoro. I militari hanno accertato in particolare il modus operandi del professionista, 49 anni, lunga esperienza sul campo. L'indagato, in sostanza, ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo a favore dei suoi assistiti, si sarebbe preso la libertà di richiedere agli istituti di credito l'emissione di uno o più assegni con beneficiari i suoi clienti, assegni che tuttavia gli stesso illecitamente riscuoteva in banca. A questo punto, decidendo in maniera arbitraria quale fosse la sua quota, tratteneva buona parte dell'importo riscosso per sé, facendo emettere per la restante ulteriori titoli non trasferibili a favore dei suoi clienti. Questi, totalmente ignari di essere vittime di un raggiro, pensavano di aver ricevuto le somme spettanti e ne rimanevano soddisfatti. Nel frattempo, intanto, l'avvocato provvedeva a mettere al sicuro le somme di cui si era appropriato indebitamente. Per farne perdere le tracce, versava i soldi a favore di conti correnti intestati a familiari o li reinvestiva. Per questo è indagato anche per il reato di autoriciclaggio aggravato. Attraverso l'analisi dei numerosi conti correnti, riconducibili all'arrestato e dei suoi familiari di riscontri con i malcapitati clienti, le fiamme gialle etné hanno ricostruito nel complesso movimentazioni bancarie illecite per oltre 750.000 euro, valore a cui ammonta il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziaria. Manda alla figlia della sua ex delle foto José della mamma e minaccia di divulgarle anche in rete. Arrestato dai carabinieri un pregiudicato 35enne di tre mestieri etneo. Il provvedimento è stato eseguito su ordine del GIP del Tribunale di Catania. L'uomo è accusato di stalking. Parliamo adesso della ormai imminente estate, ancora incompleti, però i solarium al lungomare eh, di Catania bisognerà attendere qualche altro giorno, mentre sono state già attrezzate le spiagge libere della Playa. Daniela Cantarella. Quest'anno i cittadini ci avevano davvero sperato. I presupposti per iniziare la stagione balneare in città a metà giugno c'erano tutti. I lavori erano stati consegnati in tempo il 23 maggio scorso alla ditta che si era giudicata l'appalto. Poi l'annuncio rassicurante dell'assessore ai lavori pubblici Michele Giorgianni che fissava per il 21 di giugno la consegna dei solarium ultimati alla città. Ma qualcosa, anche quest'anno, è andato storto. Di montato a Piazza Europa al momento c'è solo il cartello con i dati riguardanti i lavori che avrebbero dovuto già essere a buon punto e invece non sono ancora nemmeno cominciati. E pensare che voleva fare meglio e prima quest'anno l'assessore Lavori Pubblici, profondamente rammaricato per la situazione di stallo in cui si trovano senza una spiegazione i lavori e che Giorgiani attribuisce alla totale apparente inefficienza dell'impresa addetta al montaggio. Io vi devo permettere una cosa, che noi siamo diciamo, all'isola di una grande campagna elettorale e avevo deciso di non rilasciare più interviste, però ho la necessità di dover spiegare ai cittadini quello che sta succedendo sul tema mare, tema che è ormai noto che io tengo a cui io tengo parlare. Mozio Solarium abbiamo fatto la gara, diciamo ormai cinque mesi fa, sul Biodopo Sant'Agata. Abbiamo consegnato i lavori eh, a inizio di maggio. La ditta ha 30 giorni per poterle consegnare. Purtroppo abbiamo trovato una ditta che apparentemente ci sembra sinceramente inefficiente. voi dovete considerare una cosa: non è una ditta scelta dall'assessore o dal sindaco, dall'amministrazione o da un funzionario. È una ditta selezionata come una gara d'appalto. Questo è il nostro sistema, questo è la no, il nostro ordinamento giuridico e noi nulla possiamo fare. Una ditta non è una ditta che peraltro eh, non è catanese, è ditta di fuori. Non si ci arriverà il 21 di giugno sicuramente allora io le ripeto questo loro, io sono un avvocato quindi purtroppo parlo di contratti e forse sono un po' deformato dalla mia professione, loro hanno 30 giorni per consegnare, il 21 giugno dovrebbero avere terminato tutte quanti le opere di Solarium eh, interessati, i tecnici mi dicono che sono fortemente in ritardo e questo mi preoccupa da morire, so quanto ci tengono i catanesi e non potete capire quanto sono dispiaciuto io, il problema è quali sono i mezzi di reazione che ha un amministratore che ha un politico, i mezzi di reazione sono quelli giuridici, quelli che prevede il codice, quelli che Prevede la legge. Io posso applicare le penali, posso risolvere il contratto, posso chiedere il risarcimento dei danni che i catanesi stanno subendo, altro purtroppo non posso fare. Mi staremo a vedere. Staremo... Speriamo in un miracolo. No, guardi, io, io veramente spero nel buon senso, perché sono convinto che noi poi quando siamo messi alle strette eh, diciamo, gli italiani danno il meglio di loro. Eh, è evidente che noi siamo in, siamo in difficoltà, è anche evidente che lo Stato che ci siamo costruiti, il regime giuridico ci dà alcuni mezzi, noi dobbiamo rispettarli, questo possiamo fare. Fortunatamente un'alternativa a low cost in città, al momento per i catanesi esiste, per le spiaggette libere della playa la tabella di marcia è stata rispettata. Montati cinque spogliatoi nella numero 1, cinque docce e oggi in via di ultimazione i bagni. Tutto qui sembrerebbe andare per il verso giusto se non fosse, ahimè, per l'inciviltà di alcuni cittadini troppo poco abituati forse ad usare i cassonetti e tenere puliti i beni pubblici, anche quelli più nuovi. Si stava cambiando, è stato qui in spiaggia nel spogliatoio nuovo e cosa ha trovato? Si lamentava. Una busta con della spazzatura. Perché la gente la deve lasciare in giro con tanti posti dove buttarla. E non possiamo fare altro. Con tutto ciò che loro puliscono regolarmente tutte le mattine. Però è soddisfatto di questo servizio sì, nuovo? Sì, 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 sì anche l'anno scorso. Quest'anno è migliorato ancora di più. Tornerà quindi? Certo, come al solito. Si è trovata bene con questi nuovi servizi? Sì, sì. Sì, eh, speriamo che dura tutta l'estate così. Quindi tornerà? Sì, certo che torno. Decisamente inaccettabile. Perché? Perché c'è un timido eh, tentativo da, da parte dell'amministrazione di dare un po' di pulizia, un po' di dignità a questa spiaggia, ma non, non ci è riuscito assolutamente. Mio figlio giocando in spiaggia ha trovato due pezzi di vetro che potenzialmente potevano essere dannosi. Quindi è l'inciviltà dei cittadini? Anche, però io qui vengo almeno da quattro settimane. I stessi vedi sono negli stessi posti. Alcuni li ho tolti pure io, ma non sono il cittadino modello, ci mancherebbe, però io non tornerò più, questo è sicuro. Dunque i lavori dei Solarium più che a rilento non hanno proprio avuto inizio, parliamo di un altro disservizio adesso, quello della compagnia Ryanair che ha cancellato il volo Palermo-Treviso a bordo, sarebbero dovuti salire anche degli atleti paralimpici siciliani, per loro una vera e propria odissea a raggiungere ehm, Treviso, sentiamo per inseguire un sogno si è trasformato in una vera e propria odissea per gli atleti siciliani paralimpici della ASD Radiosa, pluricampioni nazionali di tennis da tavolo. A causa della cancellazione del volo Ryanair Palermo-Treviso hanno rischiato di perdere le gare valide per la qualificazione dei campionati italiani 2018 in corso proprio da oggi a Lignano Sabbiadoro nel Friulano. Biglietti in tasca da gennaio si sono visti arrivare una mail che, a ridosso della partenza, gli informava che il volo sarebbe stato cancellato e che anche nel successivo, nove ore più tardi, non vi era posto. Così sette degli atleti disabili hanno accettato di affrontare un'estenuante traversata della penisola dalla Sicilia al Veneto in pullman. 22 ore di viaggio adesso pesano sulla concentrazione degli specialisti del tennis da tavolo paralimpico. Ma c'è di più. Altri due compagni di squadra in carrozzina si sono imbarcati soltanto stamani su voli Ryanair, mentre è andata peggio ad altri due sportivi disabili che avrebbero dovuto rinunciare ai campionati, pare per via dei costi aggiuntivi dei voli sostitutivi disponibili, di servizi oramai divenuti frequenti negli ultimi mesi, disavventure da non poco conto, quelle toccate a centinaia di passeggeri Ryanair, la low cost nata 30 anni fa a Dublino. E in forte espansione in Italia e all'estero da un decennio a questa parte per la variegata offerta di tratte e di prezzi competitivi, certo non senza sorprese. La scorsa settimana era toccato ad un centinaio di passeggeri provenienti da Bergamo raggiungere Catania in autobus dopo aver atteso per ore di conoscere il loro destino nello scalo lombardo. Ma i titoli dei giornali siti sulla cancellazione voli Ryanair sembrano essere una costante, come quello dello scorso 5 giugno, quando i viaggiatori del Treviso-Bari sono stati dirottati su Bologna, salvo poi scoprire che nemmeno nello scalo emiliano ci sarebbe stato un aereo pronto a portarli a destinazione. A quel punto l'unica soluzione per i passeggeri infuriati è stata salire su un treno. Notizie che certamente non fanno bene al turismo, un comparto assente nel programma del governo Conte per l'ex assessore regionale Anthony Barbagallo che si dice contrario all'accorpamento del Ministero con quello dell'Agricoltura. L'ipotesi di accorpamento di due o tre segmenti più importanti diremmo trainanti del sistema economico italiano e cioè l'unificazione del turismo al Ministero dell'Agricoltura è giudicata essere una follia dell'ex Assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo. E in verità nel discorso che il Presidente del Consiglio Conte ha fatto al Senato non c'è stato alcun accenno al turismo e come se non bastasse circolerebbe pure la voce di un possibile accorpamento del turismo al Ministero dell'Agricoltura, ipotesi questa da censurare. Second il parlamentare regionale, anche perché in Italia il turismo vale attualmente il 12% del PIL nazionale e il 14% dell'occupazione soprattutto giovanile Sì, sono veramente preoccupato non solo per la promozione turistica del, dell'Italia nel mondo il nostro è il terzo paese nel mondo per presenze è il, ma è il paese più desiderato, ma il paese più desiderato soprattutto grazie alla percezione delle nostre bellezze culturali siamo il paese al mondo con più seri UNESCO, oltre i 50, e quindi il ragionamento è elementare, bisogna promuovere nel mondo eh, quell'immagine dell'Italia attraverso oh, il turismo culturale. Eh, il danno poi si riversa anche sulla promozione della Sicilia nel mondo e questo mi preoccupa. Eh, ulteriormente. In questi ultimi due anni e eh, mezzo quando ho avuto la responsabilità della promozione eh, siciliana l'abbiamo fatto in raccordo eh, col Ministero della Cultura e del Turismo dove il ministro Franceschini ha fatto un grande lavoro anche aiutando la nostra terra e noi ah, possiamo lucrare attorno alla promozione del turismo culturale la parte maggiore eh, di turisti. Abbiamo dati ancora molto bassi in alcuni sì. siti UNESCO eh, siciliani e mi riferisco alla Valle dei Tempi, a Siracusa, a Morgantina, ancora i dati non sono quelli a livello delle al degli altri siti eh, internazionali. Staccare il turismo dalla cultura potrebbe essere il colpo di grazia per la promozione della Sicilia e dell'Italia nel mondo. Io credo che sia un'ipotesi da scongiurare, spero che il buonsenso prevalga e eh, veramente sarebbe una sconfitta eh, colossale eh, per tutti noi. La strada maestra, secondo l'ex assessore, è quella di rendere sinergica la promozione del turismo e della cultura all'interno di un'unica cabina di regia. In tal senso, Barbagallo ha già depositato un disegno di legge regionale. L'accorpamento all'agricoltura è assolutamente illogica. Là c'è una fetta veramente ridotta eh, della promozione turistica, che è quella che si svolge, ad esempio, nelle cantine vitivinicole in Sicilia, sì. o in qualche grande manifestazione gastronomica legata però alla. Coltura e del prodotto al rapporto con la terra. Quindi veramente parliamo di una fetta ridottissima rispetto a quella che è non soltanto la percezione del turismo della Sicilia nel mondo ma anche l'immagine che diamo a tutti i visitatori. Un sessantenne questa mattina si è accasciato all'interno di un bar di via Santa Maria del Sangue ad Acicatena ed è morto per un malore pochi minuti prima. Aveva avuto un diverbio con un altro cliente di un bar di zona consolazione. La discussione sarebbe poi proseguita anche fuori l'esercizio commerciale fino a quando i due non sono stati divisi. Poco dopo il sessantenne avrebbe accusato il malore. Indagano sull'accaduto i carabinieri. Il Sunia, il sindacato degli inquilini contro la regione siciliana a rischio lo sfratto nel quartiere catanese di Librino di intere famiglie di Poliziotti. A Catania c'è un immobile al civico 3 del viale Bumacaro, cioè nel cuore del quartiere di Librino, che da anni ospita le famiglie dei servitori dello Stato impiegati nelle forze dell'ordine. Quando fu inaugurato si disse che la struttura era un'icona di legalità nel quartiere simbolo della legge. La prova è che le istituzioni quel luogo non l'avevano mai abbandonato. Lo stabile rischia adesso di essere ceduta alla ditta costruttrice, e eh sì perché la regione siciliana da anni risulta inadempiente nei confronti dell'impresa che realizza il palazzo edificio fino a poco tempo fa appunto di proprietà regionale secondo il Sunia che ha lanciato l'allarme già dal 2010 la Fasano Costruzione, azienda esecutrice dei lavori aveva citato in giudizio la regione siciliana chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e dunque la restituzione dell'immobile a causa del mancato pagamento di una parte del prezzo pattuito infatti la regione già prima non aveva mai versato gli ultimi 445 mila euro che corrispondono a circa il 15% dell'importo totale. La condanna per la Regione è stata sancita nel febbraio 2013 ed è già divenuta definitiva dato il mancato ricorso in appello alla restituzione dell'immobile al pagamento di 1.600.000 euro che corrisponde al mancato lucro per non aver corrisposto una cifra esigua a 450.000 euro. La Regione ha quindi perso l'intero valore dell'immobile che si attesta secondo i valori del mercato attuali sui 3 milioni di euro ed è già inoltre condannata al pagamento di 1.600.000 euro, più 18.000 euro per ogni mese di ricorso ritardo nella consegna. Per il Sunia di Catania si tratta di un doppio enorme danno. Abbiamo avuto svariati incontri con il governo regionale eh, Crocetta, sia con la componente amministrativa che la componente politica. Abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, servizi giornalistici e quant'altro, ad oggi non abbiamo avuto risposte. Stiamo parlando di... Eh, ad oggi 25 famiglie eh, che vivono in una condizione certo particolare perché per questi 25 appartamenti non è, si capisce bene la proprietà degli immobili, le persone hanno anche difficoltà quindi a regolarizzare la loro posizione. Perché secondo la sentenza, passata in definitivo in giudicato perché non è stata all'epoca impugnata, è stato ricorso per questa, eh, la proprietà ha perso totalmente la proprietà eh, relativa a questo palazzo. Allo stesso modo l'azienda che ha rilevato la proprietà e che è stata colei che all'epoca ha eh, preso i lavori, eh, non ha eh, la proprietà per il semplice motivo che non ha eh, preso in consegna questi alloggi, proprio perché sono abitati dagli allora assegnatari. L'immobile era stato edificato a Librino grazie ad una legge del 1985 che prevedeva lo stanziamento di 100 miliardi di lire dell'epoca per la costruzione di edifici da realizzare in luoghi ritenuti strategici e da assegnare alle forze dell'ordine impegnate nella complessa lotta contro la mafia. Vediamo che alle persone comunque che... All'epoca fu assegnato l'alloggio con una regolare gradatoria, una trasparente gradatoria. Venga comunque garantito un, un diritto, ne va della loro storia e della loro dignità. Intanto i sindacati degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT di Catania. Hanno chiesto un incontro con i candidati alla carica di sindaco della città per poter sottoporre loro la piattaforma per Catania sui temi della casa e del disagio abitativo, atteso che lo IACP e il comune non hanno più case da assegnare. Ancora una notizia di cronaca, salgono a 47 tifosi catanesi denunciati per l'aggressione a quattro professori scambiati per tifosi eh, rivali. Il 29 aprile scorso alla mezza terme il Questore di Catanzaro ha emesso altri 26 DASPO eh, nel mese scorso erano stati già identificati 21 tifosi. Catanesi. Ci spostiamo adesso ad Acireale, via Le Cristoforo Colombo e via Lazzaretto si rifanno il look illustrati gli interventi di scarificazione e bitumazione, i lavori cominceranno la prossima settimana. Francesco Laroso Si prospettano giorni difficili per gli automobilisti in transito sulla via Cristoforo Colombo ad Acireale. Il prossimo 12, 13 e 14 giugno, infatti, il tratto compreso poco dopo lo svincolo autostradale e la rotatoria all'altezza dell'ospedale sarà interessato da lavori di scarificazione e successiva abitumazione della sede stradale. Il Comando di Polizia Municipale ha studiato un percorso alternativo al fine di ridurre al minimo i disagi. Si è attesa opportunamente la chiusura delle scuole per effettuare questi lavori che interesseranno anche via Lazzaretto per la riqualificazione del manto stradale anche in quella zona si comincia con Cristoforo Colombo e in particolare sul tratto compreso proprio da subito dopo i Caselli fino ad arrivare alla rotatoria di via, di via Sclafari, una rotatoria che poi adduce all'ospedale. Per questo intervento, che riguarderà soltanto i giorni 12 e 13, 12 quindi il giorno 12 scarifica e probabilmente si parte anche un po' con l'abitumazione, ma comunque l'abitumazione viene completata il giorno 13, eh, si è previsto, non potendo circolare sulla carreggiata sud eh, del, del, di, questo tratto, di questo tratto, di spostare la circolazione in uscita dall'autostrada a senso unico sulla carreggiata nord. Per cui, eh, si è pensato e si è organizzata la circolazione con un senso rotatorio allargato che eh, obbligherà i veicoli a circolare su via Scafani in salita, in discesa da via Cefalù eh, e poi ci si, rit si ritorna sulla Cristoforo Colombo verso l'autostrada. Quindi i veicoli che provengono da Cireale o dalla strada, strada 114 giunti alla rotatoria di Sclafani avranno l'obbligo di girare a destra verso la via Scafani, che sarà anche tutta a senso unico, quindi è una rotatoria tutta a senso unico. Ripeto, a destra sulla via Sclafani, scendono sulla via Cefalù a senso unico, quindi in discesa, raggiungono la strada provinciale, la strada provinciale e si mettono o verso i paesi pedemontani o a, a sinistra obbligatoriamente soltanto verso l'autostrada oppure per tornare indietro proprio perché è una rotatoria allargata. La via Razzaretto inizia a Cavallo il giorno 13 e si completa il giorno 14. Il tratto interessato alla, alla scarifica e bitumazione: è, 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 è compresa tra via Ludovica Riosto e il semaforo del Cristoforo Colombo e per cui ci obbliga a chiudere perché proprio non è intransitabile, ci obbliga a chiudere proprio l'accesso all'autostrada da questa parte e chiuderemo quindi la via Ludovica Riosto all'altezza già della via Martoglio. E, e sarà chiusa anche la, il ramo di intersezione che proviene da Corsitalia da via Verga, quindi già all'altezza di via Verga la strada verso l'autostrada sarà chiusa perché non è percorribile e sarà chiusa anche la via Lazzaretto all'altezza della via Sclafani cioè dire il tracciato vecchio quello con, con, con le basole che porta direttamente da via Lazzaretto alla, alla Cristoforo Colombo Il comandante della Polizia Municipale di Acirale informa inoltre che dalla 18 alla 29 giugno prossimi sarà chiusa al transito la strada statale 114 nel territorio di Capomolini dalla rotatoria all'altezza della stessa frazione e sino alla rotatoria di via delle Terme con traffico dirottato all'interno della vecchia statale in territorio di Santa Maria delle Grazie. Il tutto per rendere possibili i lavori di sistemazione ai due cavalcavie presenti sulla sede stradale. Associazione Forenzia Cese e Comune di Accireale assieme sottoscritto un accordo di cooperazione. Importante protocollo d'intesa firmato stamattina tra il commissario straordinario della Comune di Accireale, dottor Scalia, e l'associazione Forenzia Accese presieduta dall'Avvocato Giovanni Battiato un protocollo mirato a perseguire sinergicamente degli importanti obiettivi. Eh, in buona sostanza si da, prende atto che Acireale ha una sua categoria di avvocati che in gran parte fanno parte dell'associazione forense acese, eh, che bisogna salvaguardare le peculiarità di, queste, di questi avvocati e della categoria professionale eh, forense. Eh, è previsto intanto una collaborazione di carattere generica, generale, nel senso che si... Si prevede che vengano fatte delle conferenze in materia di corruzione, eh, dei dibattiti insieme sulle problematiche di carattere giuridico più importante. Eh, si vedrà di creare uno sportello degli orari particolari nei quali gli avvocati potranno accedere agli uffici comunali con eh, maggiore eh, eh, tranquillità e con, orari, e con orari riservati e, soprattutto, servirà per avere un continuo rapporto. Tra amministrazione ed avvocati. Io penso che si potrebbe in futuro, eh, ma questo ovviamente vedrà la nuova amministrazione, nel eh, segno di una collaborazione eh, tra cittadinanza in genere, sue categorie professionali ed il Comune, si possa prevedere anche l'apertura di uno sportello gratuito nel quale gli avvocati a turno possano dare le loro, la loro disponibilità per consulenze di carattere giuridico. Eh, diciamo, precedenti al momento in cui fare una causa. Questo potrebbe eh, per esempio essere eh, individuato in, un, in locali che siano laddove vorremmo fare lo sportello eh, sociale, dove c'è l'INPS, dove c'è eh, le case popolari, dove ci sono gli uffici, alcuni uffici eh, sociali. Ecco, Lì si potrebbe prevedere una cosa del genere, è un'attività che gli avvocati intendono svolgere gratuitamente e che servirà alla cittadinanza. È proprio quell'ottica di lavorare insieme, indipendentemente da posizioni funzionali. Per esempio ho chiesto al Vescovo, da questo punto di vista parliamo di altro, poiché non abbiamo nelle frazioni un immediato contatto con la gente delle frazioni perché non abbiamo le bacheche eccetera. Ho chiesto al vescovo che mi ha dato la sua disponibilità, è un po' forse fuori dalle righe, ma è pragmatico di poter eh, nelle parrocchie delle frazioni affiggere le comunicazioni più importanti che riguardano la vita del comune, per esempio eh, le date nelle quali viene effettuata la polizia straordinaria, la scerbatura in maniera che laddove questo non si faccia, gli abitanti delle frazioni possano semplicemente sapere che non si è fatto e comunicarcelo. Cambiamo argomento, parliamo adesso di allergie, come riconoscerle e soprattutto come difendersi tutta colpa di parietaria, ulivo e graminace ma anche del pelo dei nostri amici a quattro zampe. Abbiamo sentito un esperto, il servizio è di Gwenda Garozzo. Parietaria, ulivo, acari, graminace, pelo del cane e del gatto. Chi soffre alla loro presenza sa già quali sono i sintomi. Starnuti, bruciore agli occhi, asma, respiro affannoso, prurito sparso e a volte anche problemi gastrici. Sono le allergie in questo periodo in Sicilia dove l'incidenza è del 25%, ne patisce le conseguenze gran parte della popolazione. Da un lato la componente genetica, dall'altra l'aria inquinata e i cibi che non sono più quelli di una volta. Fattori che se associati ad un abbassamento improvviso delle difese immunitarie, e provocano la produzione di istamina che scatena la reazione allergica, una difesa per l'organismo. la rinite è uno dei primissimi segnali perché il naso è la porta aperta del respiro: latte, vaccino, uova, arachi di kiwi e frutti di mare. Alcuni alimenti da cui bisogna guardarsi. Soprattutto in questo periodo, con queste alternanze termiche, abbiamo la nostra stupenda parietaria che sta creando grossi problemi non solo nei bambini ma anche negli adulti. A sequenza anche l'ulivo, in questo periodo, giusto nella sua pollinazione, ci sono altri polline, diciamo che sono. Sono fanno dell'acqua stragrande, che sono anche le carminacie. Inoltre abbiamo i nostri grandi amici a casa, il cane, il gatto soprattutto, giusto? E poi gli stupendi hacker che ci fanno da contorno tutte le notti nel nostro stupendo sonno. Quali sono i primi campanelli d'allarme che lasciano pensare ad un attacco d'allergia? Beh, a parte lo stornuto, il bruciare agli occhi, un respiro pesante, una forma di burrito diciamo, sparso sulla pelle. E a volte anche una forma diciamo, di nausea, oh, perché, sono, perché abbiamo quelle forme diciamo, allergiche che sono cross fra fra inalanti e gli alimenti. E' anche vero che un primo, una prima manifestazione allergica si può avere anche a 70 anni. Anche in, in tarda età, un cinquantenne che fino a quel momento sarebbe stato in ottima condizione diciamo, cliniche ottimale, va dal medico e si riscontra un'allergia diciamo, anche alla parietaria. Alle creminaci, all'olio. Dici, ma come dottore, sono stato sempre bene? Come mai questa situazione mi si è venuta a creare in questo momento? Perché c'è quella base anticorpale che ci protegge, dopodiché a un certo punto della vita una banalità, una malattia, una, un qualcosa fa crollare gli anticorpi. È vero che dal 2000 le allergie, soprattutto quelle alimentari, hanno un trend in ascesa. Sì, negli ultimi anni sì, infatti diciamo, abbiamo un grosso numero di persone che si rivolgono a noi, hanno allergologo proprio dal proprio punto di riguardo, del problema alimentare. Certo, eh, oggi se uh, abbiamo un'alimentazione abbastanza veloce, pasti freddi, se mangiamo in macchina a volte e qui una gestione difficile, quindi quelle forme allergiche che cominciano ad essere diciamo, abbastanza espressive e che stanno creando anche il nostro modo diciamo, di alimentarci. E forse anche il cibo non è più quello di una volta? Eh. Questa è una domanda che ci facciamo ogni giorno noi tutti. Sicuramente quello che mangiavano i nostri nonni era un cibo molto più sano rispetto a quello che noi oggi mangiamo: molti insaccati, molti cibi pronti, molte insalate già pronte e preconfezionate. Una volta essere allergici voleva dire essere condannati a vita. Oggi ci sono anche delle soluzioni terapeutiche che aiutano a migliorarla. Sicuramente oggi l'allergia, che poi l'allergia non è un malato, ci sono anche i vaccini, i vaccini desensibilizzanti, l'immunoterapia che sta dando quando viene fatta Bene, nel rispetto delle coordinate cliniche e scientifiche, che devono avere degli ottimi risultati. La prima visita a che età è consigliata? Normalmente dai tre anni e mezzo in su. I pediatri a volte dicono dai 5 anni, diciamo perché il semonetario non, non si esprime ancora nel, loro, nel loro modo più evoluto, ma già tre anni e mezzo abbiamo già un semonetario abbastanza espressivo che dà le indicazioni per trattare bene il bambino con, con l'immunoterapia, in quel caso orale. Ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Nessun'altra notizia, termina qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso al Meteo e poi alla programmazione della rete. Un nuovo appuntamento in diretta con l'informazione domani alle 14. Grazie per averci seguito. A voi tutti, buona serata. Persistono ancora sulla nostra isola le condizioni meteo che stanno determinando bel tempo con sole splendente su tutte le province siciliane. I mari sono calmi, temperature decisamente estive, 19 la minima, 30 la massima.